benvenuti a questa nuova puntata della mia recensione di libri, dove avremo modo di conoscere autori un po' tra svariati libri, svariati argomenti, come possono essere romanzi, raccolte di racconti, ma anche autori poeti, poetesse, come quella che conosceremo oggi, ovvero Zaira Zingone. Come potete vedere qui, una copia del suo libro, Arriveranno i miracoli, per Catartica Edizioni, una casa editrice sassarese che continua a pubblicare davvero tanti titoli nell'arco di quest'anno. E il libro di Zaira è proprio una raccolta di poesie mischiate anche un po' alla prosa. Ci sono alcuni elementi che assomigliano forse più al racconto, no? Una prosa quindi davvero molto, molto bella. Attraverso i suoi componimenti Zaira ci racconta un po' quello che è il quotidiano, la sua vita vissuta, fortemente legata ai suoni, al ritmo. Perché? Intanto andiamo a conoscere l'autrice, che, come cita il libro, è nata a Sassari nel 1975, danzatrice, cantante, scrittrice, insegnante di scienze motorie e performer. Ha inciso due dischi e ha pubblicato il suo primo libro nel febbraio del 2020, Anda nei boschi, sempre da Catartica Edizioni. Ha ideato e cura un progetto emotional, un percorso di esperienze sulla consapevolezza di sé attraverso il movimento, il ritmo, il vissuto emotivo, la musica e la relazione, per le scuole, associazioni, professionisti e appassionati. Quindi, come avete potuto sentire, c'è questo richiamo, no? La musica e la parola si legano insieme, e la scrittura di questa poetessa è davvero molto, molto bella. Riesce sicuramente a trasmettere dei messaggi molto positivi. La stessa autrice della prefazione, Savina Dolores Massa, scrive: è semplicità del togliere e non aggiungere, da non confondere con la superficialità del narrato. L'autrice esamina temi non slegabili tra loro, tra i quali una situazione mondiale percepita dentro una pandemia, interrogandosi costantemente se potrà accadere adesso, storicamente, la metamorfosi di ogni essere umano, stravolto nei significati profondi della propria esistenza. Perseverare nell'errore o inventare alternative, maniere di sopravvivenza? In effetti è proprio questo, no? Il fulcro un po' anche del discorso, ovvero la poetessa ci racconta un po' anche questo dramma, cita il vissuto, il contemporaneo, e forse anche grazie attraverso questi pensieri il lettore viene trasportato, viene colpito sul personale. La riflessione non resta quindi a un livello di scrittura, un livello poetico, ma si innalza ovviamente verso un qualcosa di più grande. Ma andiamo a scegliere, a conoscere alcuni dei brani che sono proprio incisi sulla carta in questo libro. Diciamo che ci sono svariati testi, alcuni sono davvero molto, molto brevi, altri forse un po' più lunghi. Ce n'è uno in particolare che mi ha colpito, che dice, dal titolo Imparare: è ora di imparare qualcosa di nuovo, è ora di appassionarmi, di dedicarmi con amore a ciò che ancora non ho fatto, ma ho desiderato. Bisogna che mi metta a rovistare in mezzo a una montagna di desideri e interessi. Schiacciati assieme, non emettono alcun segnale da tempo. Cerco. Ecco, come avete potuto ascoltare, c'è una ricerca, un ritrovare se stessi, forse dovuto anche a un evento particolare come quello che abbiamo potuto sentire prima, poco fa, della pandemia, e c'è una reazione quindi di questa poetessa che scrive e ci trasporta insieme proprio in questa sua narrazione poetica. C'è anche un altro pensiero che ho trovato nella
nell'ultima di copertina, che sicuramente è un pensiero che riguarda proprio l'autrice, che dice: rifiuto una realtà schizofrenica, le falsità umane, l'arroganza, la superbia, la manipolazione, la diplomazia molle che non sposta una foglia. Rifiuto tutto ciò che non mi faccia tremare di passione, o gioia o ardore, per un obiettivo che ti trascina lontano con impeto e amore. Me ne sto sotto il cielo della meraviglia, attraverso, con sincerità, il mare dello scoramento. Ecco, come avete potuto sentire, si può toccare con mano la sensazione e l'emozione che ci ha voluto trasmettere questa poetessa, Zaira Zingone, attraverso il suo libro Arriveranno i miracoli. E forse sono i miracoli sono legati a questi brani, questi piccoli brani, ognuno che sembra un proprio miracolo, no? E andiamo a leggere, a conoscere un altro brano. Stiamo al nostro posto. Mi commuove osservare la natura che si libera dall'infestazione umana. Vedere gli animali riappropriarsi di spazi e ambienti a cui avevano dovuto rinunciare. Stiamo al nostro posto, altrimenti non potremmo definirci animali intelligenti. Ecco, anche qui c'è una riflessione che forse riporta un po' a uno dei suoi primi libri, Andai nei boschi, c'è la natura, si parla di questo ritorno, no? Al proprio posto, forse all'origine del tempo, quando l'uomo forse era più legato anche e sentiva di più quello che aveva intorno, come può essere la natura, la creazione. E oggi forse ci rendiamo conto di essere un po' troppo tecnologici e forse anche dopo la pandemia con le videochiamate, le lezioni su Zoom, è cambiato un po', è stravolto il modo di organizzare e di vedere le cose. È interessante davvero lo spunto che ci dà questa poetessa attraverso questo libro, che non è una comune, una semplice raccolta di poesie o brani o pensieri, ma contiene proprio dentro di sé un discorso complesso che va poi analizzato, va sentito, va letto, ma va anche capito. E qui possiamo avere sicuramente la testimonianza, constatare come un qualcosa di scritto e legato con più elementi non è una semplice raccolta antologica, ma è bensì un discorso forte e chiaro. C'è un altro brano che voglio concludere, dice: mai banale. La bellezza non è mai banale, così come la poesia nell'osservare e raccogliere le foglie, sfumate d'autunno, giunte a terra, finito il loro ciclo vitale. Annusare l'aria, sentire l'acqua che porta, annusare gli umori dell'humus che divora, consuma, trasforma ciò che è morto per nutrire le creature del sottosuolo. La vita, nella sua essenza, non è mai banale, così come la bellezza, mai. Ed è proprio questa bellezza che viene racchiusa in questa bella pubblicazione, in queste poesie, in queste prose, che annunciano l'arrivo dei miracoli, e speriamo davvero che un testo del genere possa essere sicuramente conosciuto e letto da più persone, anche perché è un libro davvero molto, molto bello. Come vi dicevo, è un'artista, questa autrice, che ha elaborato dei testi anche con una certa rima, musicati sicuramente, che hanno davvero un fascino profondo. Tra l'altro lei ama anche cantare durante le sue presentazioni ed è riuscita a trasmettere questa sua passione proprio attraverso questa pubblicazione.
Io spero di aver acceso la vostra curiosità verso questa poetessa, che è un'artista, una cantante, è una docente, un'insegnante, e quindi sono sicuro che attraverso questa pubblicazione di Catartiche Edizioni potrete sicuramente godere degli ottimi momenti, leggendo sicuramente dei brani davvero molto intensi e passionali, e poi soprattutto positivi, che danno veramente calore, no? Al lettore, agli appassionati della poesia, non solo d'amore, ma anche riguardo la natura, gli eventi, una visione positiva degli eventi che ci hanno travolto anche di recente. Niente, io vi auguro e vi consiglio, quindi arriveranno i miracoli di Zaira Zingone, e alla prossima. Come sempre ci sarà modo di parlare di altri libri, sono davvero tante le richieste per avere un piccolo spazio, quindi una citazione del proprio libro, e quindi sicuramente ci vedremo molto presto. Alla prossima!